Il tavolo regionale sul progetto di reindustrializzazione dell'area indesita di Brembatesopra si è chiuso con una fumata nera. Oggi a Milano, Regione, Provincia, Comune di Brembatesopra e rappresentanti sindacali si sono trovati per fare il punto della situazione. Presente anche la FG Pallets, l'azienda di Albano che si sarebbe dovuta insediare nell'area ex Indesit lo scorso dicembre, dovrà aspettare ancora prima di avviare la produzione nello stabilimento di Brembatesopra. Il nodo burocratico amministrativo che blocca l'iter, infatti, non è ancora stato sciolto, nonostante l'impegno profuso oggi dai due assessori regionali Gibelli e Rossoni, che per due ore hanno cercato di giungere ad una soluzione. Alla fine, però, la questione è stata rimandata al 12 marzo. Noi abbiamo preteso e voluto che fosse ridefinita una data a breve, quindi abbiamo dato 8 giorni alla Regione per chiudere insieme al Comune e alla società che reindustrializzerà l'area tutta la partita. Quindi noi confidiamo che il giorno 12 l'azienda FG possa riprendere l'attività perché il Comune e Regione danno l'autorizzazione necessaria. Qual è il nodo che bisogna sciogliere? Come mai questo ritardo nel trasferimento e nell'avvio di produzione da parte della FG? Sì, è veramente una follia pensare che in questo periodo un'azienda venga bloccata nel processo di reindustrializzazione di un'area dismessa. Però succede perché il Comune ha fatto una variante circa settembre del 2010, una variante che doveva impedire gli elementi di speculazione, invece è una variante che di fatto sta ostacolando il processo di reindustrializzazione che noi abbiamo concluso, uno dei pochi, se vogliamo essere sinceri, in tutta la nostra provincia. Se il 12 non doveste avere risposte in merito, non ci fosse una soluzione a questa modifica di variante, cosa avete intenzione di fare? Noi l'abbiamo già detto anche agli assessori, pur apprezzando il loro impegno, abbiamo detto guardate che noi il 13 abbiamo fissato le assemblee. Chiaramente se il 12 sarà una data in cui non trovano a conclusione il processo di reindustrializzazione, per quanto ci riguarda ci saranno situazioni di conflitto sociale, quindi manifestazioni che ripartiranno.